Punto D segue queste due strade, questi due percorsi che si ricongiungono qui. Lettera D. Quella con la lettera B invece sarà quest'altro. Cerchiamo gli altri due punti, G ed F. G, seguendo i due percorsi che si rincontrano in questo punto, viene individuato nella griglia, quindi lettera G. La lettera F, due percorsi che seguiamo, si rincontrano in questo punto. Quindi questa sarà la F. L'ultimo punto, punto C, con i due percorsi da seguire, vediamo che si ricongiungono qui. E adesso abbiamo il punto C. In questo modo abbiamo riportato 8 punti. 8 punti nella griglia isometrica. Però attenzione, perché adesso ci sarebbe da fare un'operazione di interpolazione, cioè dovremmo inserire una curva che possa seguire e toccare tutti questi punti. Naturalmente, siccome sono abbastanza distanti tra di loro, probabilmente dovremo andare un po' con intuito per cercare di prevedere quale potrebbe essere la strada che questa curva compirà. E ci vuole un po' di destrezza con la matita, per cui è probabile che con questi pochi punti venga fuori una forma che assomiglia poco ad una ellisse, quindi verrà una curva anche irregolare, piuttosto spigolosa. Ma per migliorare la situazione noi possiamo aggiungere altri 8 punti. 8 punti che potrebbero essere le bisettrici di questi angoli di 45 gradi che abbiamo utilizzato inizialmente, dividendo la circonferenza in 8 parti. Si può dividerla quindi ancora una volta in altre parti con delle bisettrici, però possiamo anche dire che non siamo obbligati a scegliere per forza dei punti equidistanti, per esempio tra E e B, potremmo scegliere anche dei punti arbitrari, in fondo si tratta di punti per i quali dovranno passare delle generatrici e quindi potremmo sceglierle anche noi. Ma utilizziamo in questo caso il metodo delle bisettrici per trovare dei punti specifici. Per fare una bisettrice, ad esempio, dell'angolo, se questo è il punto O, l'angolo EOB, che è di 45 gradi, siccome noi non abbiamo una squadretta a 22 gradi e mezzo, quindi dobbiamo utilizzare un metodo che già conosciamo perché lo abbiamo utilizzato in passato. Apriamo il compasso, un'apertura a piacere, che limite potrebbe essere anche l'apertura che va esattamente da E fino a B, ma sappiamo che ci basta anche meno, in realtà ci basta un po' più della metà di questa distanza. Ad occhio può bastare anche aprirlo in questo modo. Facciamo un archetto esterno da una parte, ribaltiamo la punta metallica del compasso sull'altro punto e tracciamo quindi un altro archetto che ci individua per intersezione questo punto. Questo punto lo possiamo chiamare punto 1. In congiunzione il punto 1 con il punto centro della circonferenza naturalmente ci permette di ottenere subito la bisettrice, e tra l'altro, vista la simmetria della circonferenza, noi possiamo portarlo anche dall'altra parte, ottenendo così un altro punto, diciamo che il polo opposto. E la partenza, come avevamo visto, era soltanto con 4 punti, i 4 poli A, B, C e D. Adesso che stiamo aggiungendo altri punti, si parla di interpolazione, perché sono punti trovati tra i poli. E quindi questi punti li andiamo a evidenziare, saranno punti che potremo proiettare come abbiamo fatto precedentemente, ottenendo altri punti nella griglia sonometrica che ci definiranno in modo più preciso la curva e comunque i punti attraverso i quali dovrà passare la curva. Adesso proviamo a fare la stessa cosa sotto, nell'angolo BOF. Posso utilizzare sempre la stessa apertura, quindi punto in B,
faccio un archetto esterno, punto in F, faccio l'altro archetto, trovo così il punto 2. Per questo punto faccio passare una retta che quindi dal centro della circonferenza descrive un altro diametro. Otteniamo quindi un altro punto interessante da proiettare successivamente. Assegneremo delle lettere in un secondo momento. Completiamo la stessa operazione anche per gli ultimi due punti. Qui rischiamo di uscire un po' fuori dal foglio, ma non fa niente, in questo caso vediamo come ce la caviamo. Praticamente siamo sul filo, siamo proprio sul filo del bordo. E facciamo passare quest'altro diametro, troviamo questi punti che andremo a denominare tra poco. L'ultima operazione la possiamo fare nell'angolo A o E. E facciamo un archetto per la bisettrice il punto che troviamo, se questo era il punto 3, questo sarà il punto 4. Sappiamo ormai che dobbiamo congiungere questo punto appena trovato con una retta che passa anche per il centro della circonferenza e prolungarlo dall'altra parte per individuare altri due punti sulla circonferenza. Bene, adesso sono 16 i punti. Eravamo arrivati alla lettera H, continuiamo con le successive. Naturalmente attenzione, perché man mano che aggiungiamo altre linee saranno sempre più vicine tra di loro, bisognerà stare ancora più attenti a non confondersi nelle proiezioni. Quindi dopo la lettera H aggiungiamo le altre lettere, I, poi qui l'avevamo assegnata, qui mettiamo la lettera J, qui mettiamo la lettera K e poi di qui abbiamo quest'altro punto, lettera L, M, N, la O l'abbiamo utilizzata per il centro, quindi passiamo alla P e poi la lettera Q. Il lavoro è soltanto di pazienza, per cui adesso dovremo continuare con la stessa tecnica a riportare altre proiezioni sulle, e quindi ancora altre parallele diventeranno più fitte, quindi bisognerà stare più attenti, ma alla fine avremo un maggior numero di punti che ci consentiranno di usare una maggior precisione per poter far passare delle curve. Inizialmente a mano libera, cercando di correggere progressivamente l'andamento di queste curve, e naturalmente adesso io sono in maggiore difficoltà perché non ho portato gli altri punti, però per un esercizio completo, non volendo rubare altro tempo in operazioni ripetitive, sappiamo che dovremo toccare i punti per i quali deve obbligatoriamente passare la nostra ellisse. Una volta avuto l'andamento più o meno orientativo che abbiamo con questo schizzo e quindi con questi arrangiamenti, adattamenti, corretto progressivamente fino ad essere credibile come curva, cercheremo con il curviline una curva che si adatta anche a pezzi per ottenere una linea effettivamente continua senza troppe correzioni, che potrà essere passata anche ad inchiostro. Per questo primo esercizio direi che possiamo considerarlo
completato.